Argomento, io l'ho intitolato così: anche i ricchi, pensate un po', vogliono pagare più tasse. E dunque saluto il nostro gradito ospite, è un gradito ritorno, il professor Emiliano Brancaccio. Professore, buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, professore, io le leggo testualmente più di 102, i più grandi ricchi della terra, che hanno scritto una bella lettera al World Economic Forum a Davos dicendo: fateci pagare più tasse. Mentre il mondo ha sofferto in questi 2 anni, molti di noi possono dire di aver visto aumentare la loro ricchezza durante la pandemia. Pochi di noi, forse nessuno, può invece dire onestamente di aver pagato il giusto di tasse. Professore, non c'è più religione? Ma guardi, un rivoluzionario russo, Antonio Labriola, diceva che per poter tentare di fare giustizia attraverso le tasse, si commette un errore, è l'utopia dei cretini, così la chiamava. Però non c'è bisogno di essere dei rivoluzionari per riconoscere che effettivamente la distribuzione dei carichi fiscali un po' in tutto il mondo, in Occidente in particolare, negli Stati Uniti come ormai anche in Europa, è fortemente sperequata, al punto tale che ci ritroviamo con situazioni addirittura di sistemi fiscali che tendono ad essere regressivi, cioè addirittura con i poveri che redistribuiscono a favore dei ricchi, che, come avrebbe detto Benvenuto Cellini, è un po' un sistema per fare ridere il diavolo. Oppure usando uno slogan abbastanza noto tra chi ama i fumetti, quello di Alan Ford con Super Chuck, cioè si ruba ai poveri per dare ai ricchi. Sì, abbiamo aneddoti cavalli. Professore, ma perché è avvenuto questo con la pandemia? I ricchi più ricchi, i poveri più poveri. Guardi, i dati indicano che la pandemia ha accentuato una divaricazione che tuttavia viene da lontano. Diciamo che è grosso modo dalla seconda metà degli anni 70 che tutti gli indicatori calcolati dal Fondo Monetario Internazionale come dall'OCSE segnalano un aumento vertiginoso delle disuguaglianze, siano misurate in termini di quintili, sia in termini di quota salari sul prodotto interno lordo e così via. Tutti gli indicatori indicano che la disuguaglianza sta aumentando da tempo. La pandemia ha impresso un'ulteriore accelerazione a questa crescita delle disuguaglianze. Professore, lei appunto a questo riguardo sembra che venga a proposito al suo ultimo libro, Democrazia sotto assedio, la politica economica del nuovo capitalismo oligarchico. È esattamente di quello che stiamo parlando a proposito degli effetti della pandemia? Sì, guardi, Democrazia sotto assedio, questo titolo sta semplicemente a indicare che la democrazia ci sembra in crisi, perché non riesce a portare più avanti i suoi obiettivi storici, che erano quelli di lotta alle disuguaglianze e di tutela delle libertà. Gli indici, come dicevo, segnalano un fallimento da questo punto di vista da parte delle democrazie moderne. Il libro aggiunge anche un altro elemento, e cioè che questo aumento delle disuguaglianze in realtà si manifesta anche negli assetti proprietari e di controllo del capitale, al punto tale che oggi oltre l'80% delle quote di controllo del capitale azionario mondiale è detenuto da meno del 2% degli azionisti. Le nostre ricerche portano a questi risultati. E quindi la famosa centralizzazione di cui parlava Carlo Marx, ma lei mi dirà che lei non è un marxista, ovviamente. Marx qualche volta ha avuto ragione. Qualche volta. E bisogna ammetterlo. Le ricerche recenti indicano che la centralizzazione dei capitali è un fatto. La tesi di questo libro, che lei gentilmente ha citato, è che quando si verifica centralizzazione e concentrazione del potere economico, c'è il rischio che si verifichi anche concentrazione in poche mani del potere politico, e da qui la crisi democratica. Professore, io la ringrazio e ovviamente l'auspicio è che potremmo ritrovarci con le famose eresie che abbiamo fatto fino a qualche mese fa. Anche mio l'auspicio. Grazie, buon lavoro. Grazie.